Torna un appuntamento ormai consolidato a San Mauro Cilento con uno dei prodotti re del territorio, il fico bianco DOP, che quest'anno poi si abbina anche ad una serie di eventi collaterali culturali che si terranno in occasione appunto di tale manifestazione. Sì, parte l'1, 2, 3, 4 settembre ai fichi, che è la manifestazione che vede impegnati tutti in paese dal punto di vista culinario, abbinando i vari cibi ai fichi. Tra l'altro facciamo questa cosa per smentire la cattiva fama dei fichi, secondo la quale sarebbero a portatori di grassi, di zuccheri in abbondanza e così via. In effetti il fico è un ottimo frutto. Fra l'altro le recenti ricerche hanno dimostrato che non fa affatto ingrassare, ovviamente mangiato nelle debite proporzioni, insomma, sono più ricchi di zuccheri ovviamente quelli freschi, ma i mandarini o l'uva hanno senz'altro più zuccheri dei fichi, ma non godono della stessa fama. In più, i fichi però rispetto ad altri prodotti hanno un effetto benefico sull'apparato digerente, oltre a tante altre proprietà, si è scoperto anche proprietà anticancro, quindi un frutto veramente molto molto benefico. Noi ovviamente siamo una cooperativa agricola e quindi siamo interessati innanzitutto alla coltivazione. La cosa importante che abbiamo fatto quest'anno è che abbiamo moltiplicato 500 piantine, 500 talee di fico bianco, di fico troiano e di colombra. Queste qua le sperimenteremo adesso nei nostri campi, ma da marzo in poi cominceremo a produrne per tutti quanti i soci nostri. Insomma, nel senso che l'obiettivo non è solo quello di fare pubblicità ai fichi, ma anche di produrli. Ecco, a proposito di questo, qual è l'indotto economico che c'è oggi dietro la produzione dei fichi? Lo diceva lei poc'anzi, voi siete una cooperativa agricola. Allora, bisogna tenere presente una cosa, che nella nostra zona, cioè nella zona che va da Agropoli, Castellabate fino a Casalvelino, il fico bianco viene in una condizione meravigliosa perché non piove, cioè nel senso che noi abbiamo 700-800 mm di acqua all'anno. Ad Ascea, per esempio, già sono 1000, a Vallo sono 1400. A Sanza sono 1800. Questo spiega perché la zona vocata è proprio quella che sta alla base del Monte Stella rivolta verso il mare. Devo dire anche un'altra cosa, che negli anni passati, nell'abbandono proprio di tutto quello che era nostro, perché insomma c'era una sconfitta totale delle cose nostre, insomma, su tutta la linea molti fichi sono stati tagliati. Però adesso sono nati importanti ficheti, c'è qualcuno che conta fino anche 15.000 piante, tanto per dire, e quindi generano un bell'indotto economico da questo punto di vista. Sono nati una serie di trasformatori, non solo quelli che fanno il fico imbottito, il fico al forno tradizionale, ma fanno anche le marmellate di fichi. Ci sono addirittura delle aziende che sono leader proprio a livello mondiale del fico bianco con prodotti fantastici, insomma, sia dal punto di vista dei sapori che dal punto di vista dell'immagine commerciale. Insomma, è un settore, devo dire, con grande soddisfazione in netta ripresa. Poi l'altro aspetto che faceva parte della nostra scommessa era quello di prolungare l'estate, la stagione turistica.
ormai abbiamo turisti che frequentano la zona proprio per questo. Quest'anno abbiamo deciso di fare anche 3 giorni di riflessione culturale sui fichi, cioè vogliamo insegnare agli insegnanti come si produce una piantina di fico, che poi è semplicissimo, basta intingerla nel mio... Ecco, come lo farete? Cioè, praticamente, vedi, i fichi sono la pianta più antica coltivata al mondo, perché basta infilare il bastone nel terreno o poco più e il grosso è fatto. Noi abbiamo messo a radicare delle talee perché pensiamo che sia molto più produttiva, così insomma. Ma del resto fare una talea di fico significa dargli un buon supporto in terreno e poi in torba, queste cose qua, nel compost che stiamo producendo noi, e poi intingerlo nel miele, basta. Cioè abbiamo provato fino anche a moltiplicarlo con gli ormoni, ma come viene con il miele, quindi è molto semplice. Però a questo punto vorremmo che anche nelle scuole partisse questa cosa, insomma, in maniera tale che i ragazzi capiscano come si fa a moltiplicare una pianta. Poi faremo una riflessione sulla produttività dei terreni e sul suolo, perché questa per noi rimane sempre la cosa importante. E poi organizzeremo un'altra riflessione su un ficheto intensivo, insomma. Quindi faremo queste cose in maniera tale da amplificare la cultura della coltivazione dei fichi. Noi siamo una cooperativa agricola e quindi rispettiamo in pieno questa vocazione. Cioè, la nostra non è una sagra speculativa. Sì, indubbiamente tante famiglie arrotondano qualcosa, insomma, ma di fatto tutto il paese partecipa. Però noi siamo soprattutto orientati verso quelli che coltivano, i contadini, insomma, in maniera tale che si riprenda questa coltivazione. E la cosa più bella e interessante è che molti giovani si stanno dedicando a questo, insomma, e ci sono una serie di attività di trasformazione che poi chi viene vedrà.